Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente andiamo avanti con i video dedicati alla storia della divinazione e oggi in particolare vi voglio parlare dell'oracolo delle rune. Runa significa segreto, sussurrare. Hanno un'origine molto antica, sono state fatte risalire molto spesso al popolo vichingo, germanico oppure alcune al popolo celtico, ma in realtà si pensa che alcune incisioni runiche addirittura siano comparse già in epoca preistorica. I popoli celtici e vichinghi le utilizzavano già come strumento divinatorio, però in realtà le rune, che possono apparire come un alfabeto, sono considerate dei segni sacri che venivano utilizzate dai popoli che parlavano lingue diverse per comunicare determinati concetti, quindi per capirsi. Oggi le rune sono considerate dei simboli evocativi che sono connessi a ricordi e usanze del passato. Come vi dicevo, l'origine delle rune è molto antica e spesso è collegata alla leggenda di Odino. Si racconta che fu ferito da una lancia che rimase appeso al tronco di un albero in balia del vento per 9 notti e grazie a questa sua resistenza e a questo suo sacrificio riuscì a ricevere le rune. E con esse la conoscenza, che è la fonte stessa dell'esistenza. In questo modo Odino poteva dare vita, poteva costruire la realtà e provocare determinati avvenimenti. Per questo motivo era considerato un dio. In realtà, però, le fonti storiche che riguardano l'origine delle rune non sono omogenee. Ci sono leggende diverse, ci sono tante versioni, c'è chi dice che derivano da un popolo, chi da un altro. Quindi, insomma, diciamo che non è molto chiara poi alla fine l'origine reale. Però in realtà l'origine, diciamo, più diffusa alla quale ormai si fa riferimento è quella che comprende 24 rune che sono elencate in due modalità differenti, una circolare e una lineare. La sequenza rettilinea presuppone un inizio e una fine, e su questa linea avvenivano le vicende degli esseri umani e degli dei. Tutto si compone e si manifesta con un ordine tra i mondi che esiste nella trama del destino, in cui ognuno è connesso con quello di qualcun altro. La sequenza rettilinea si associa ad un modo di vivere la storia come una serie di esperienze in sequenza. E poi abbiamo la sequenza circolare, che invece è da considerarsi legata al sacro e al rituale, perché ha a che fare con il ciclo nascita, morte e rinascita, in cui non c'è un inizio e una fine, ma un eterno ritorno di qualcosa che vive. In ogni caso, le rune conservano un mistero e i loro nomi sono scelti in base a determinate caratteristiche che hanno a che fare con l'alfabeto, con la fonetica e con i significati simbolici, semantici e culturali. Le rune si possono acquistare oppure si possono costruire da sé utilizzando diversi materiali e io su questo ho fatto un video specifico, ve lo lascio giù in info box oppure nelle schede. Vi ho fatto vedere il modo in cui le ho create io, ho utilizzato il legno e il das e le ho fatte molto rustiche. Io volevo che avessero un aspetto antico, imperfetto e quindi ho fatto insomma una cosa un po' particolare. Comunque, se siete curiosi, vi lascio il video da qualche parte. In ogni caso, potete acquistarle già fatte o crearle da voi. Quello che posso dirvi è che se anziché comprarle già fatte le creerete voi stessi, avranno sicuramente una maggiore concentrazione di energia perché non saranno manipolate dall'esterno. Le rune che ho fatto in legno le conservo in questa scatolina, ve le faccio vedere velocemente, però se avete visto magari quel video, forse le avete già in mente, ve ne faccio vedere tre così a caso, che ho pescato a caso. Questa è una, poi ho fatto così con questi dischetti di legno e sono andata semplicemente a disegnare il simbolo sopra e ovviamente qua ci sono tutte le 24 rune. E le ho conservate in questa scatola perché comunque nel sacchettino erano un po' troppo costrette. Invece nel sacchettino classico ho messo quelle che ho creato con il DAS, che in realtà volevo ancora rifinire un pochino, però insomma, tanto per darvi l'idea, sono queste qui che ho fatto esattamente come se fossero dei sassolini e le tengo tutte qua dentro. Non so se vedete qualcosa, sicuramente no, perché vabbè, ci sono già le luci che sono un po' così, poi l'inquadratura è quella che è, comunque
Poi associati alle rune spesso ci sono anche i segni zodiacali. Io tantissimi anni fa mi ero comprata il ciondolo che corrisponde al mio segno zodiacale che è l'Ariete. Questa è la prima runa, non so se la vedete o se c'è il riflesso, comunque è un ciondolino in simil bronzo, quindi niente di particolare, però mi faceva piacere, me l'ero comprato ad una fiera, non mi ricordo nemmeno quale. Comunque, in ogni caso, se volete utilizzarle come strumento divinatorio, se sono nuove, se le avete comprate, soprattutto già fatte, magari purificatele, consacratele come fate con i tarocchi, e poi scegliete 4 rune oppure 6 rune dal sacchettino, dalla scatolina, le lanciate esattamente come si fa con i dadi e poi andate ad interpretarle. Più che altro servono per capire meglio una situazione, per ripristinare un equilibrio che magari manca in determinate sfere della vostra vita. Io devo dire la verità, non ho molta esperienza con l'interrogazione delle rune, quindi non è uno di quei metodi che io vi posso trasmettere come faccio con i tarocchi, perché l'ho provato una volta sola e poi non l'ho mai più fatto, quindi non ne ho assolutamente esperienza. Però mi faceva comunque piacere condividere con voi la storia delle rune. Poi vi parlerò in un altro video anche delle rune delle streghe, che sono abbastanza affascinanti dal punto di vista divinatorio, ma che non hanno radici storiche. Comunque quella è un'altra storia e ve ne parlerò in un altro video dedicato. Per il momento mi fermo qui. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate già la storia delle rune, se magari voi ne avete più esperienza di me. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.